Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo vuole essere il primo di una serie di video speciali in cui ho intenzione di descrivere i vari contenuti di Shadow of Brimstone, cominciando in questo caso dall'eroe del Drifter. Vi parlerò, ovvero vi descriverò un pochettino i contenuti aggiuntivi del gioco per darvi anche una guida a che tipi di acquisti potreste o vorreste fare. Voglio cominciare dal Drifter, che è un eroe opzionale che si può acquistare direttamente dal sito dei Flying Frog, in quanto già dall'immagine sicuramente vi sarete resi conto che questo personaggio è un omaggio al Clint Eastwood di Sergio Leone. Sergio Leone era, se non sbaglio, il 67 quando faceva uscire il suo primo spaghetti western per qualche dollaro in più. Che altri non era, molti di voi sicuramente lo sanno, non era altro che un vero e proprio riadattamento del film Yojimbo di Kurosawa in chiave western. In effetti in quel periodo si era già cominciato a si era notato che film su Ronin e Samurai erano molto simili ai film western, e quindi c'era un po' una sorta di scambio culturale tra i due cinema. Si riusciva a riadattare un film per l'uno e per l'altro paese. Comunque, bando alle ciance, il Drifter è un eroe molto particolare. Potete notare che ha un'iniziativa molto alta, come vedete. Ha un'iniziativa di 5, questo lo mette in diretta competizione con il ruolo di primo sparatore del gruppo, insieme al pistolero, all'Indian Scout e alla Saloon Girl. Inoltre è l'unico eroe, insieme al Gunslinger, quindi uno dei due eroi, ad avere un tiro per colpire a distanza di 3 o più, il che ancora di più lo mette in competizione proprio col Gunslinger. Diciamo che comunque questo personaggio, quello che vuole rappresentare, è di essere già un veterano. L'idea è che chi seleziona questo personaggio entra in gioco con un veterano, qualcuno che ha già fatto diverse avventure. E quindi, sebbene parta dal livello 1, è un personaggio molto forte, con molti vantaggi rispetto agli altri personaggi. Non solo questo, ma le sue tabelle di level up generalmente sono più forti rispetto a quelle degli altri giocatori, ma questo arriva a un costo. Ha diversi punti negativi per bilanciare questa cosa. La prima cosa è che potete leggere la sua terza abilità, questa qui, Danger Magnet. Tutti i nemici guadagnano un'abilità Elite gratuitamente per il solo fatto che ci sia un Drifter nel gruppo. Quindi questo, soprattutto per le prime avventure, rende molto pericoloso portare un Drifter dietro. Inoltre, la cosa più brutta di questa abilità è che quando si viaggia verso una città, il Drifter aggiunge un D3 di pericoli di viaggio. E ragazzi, per chi di voi ha già il gioco, sapete benissimo che i pericoli di viaggio sono veramente dei pericoli di viaggio, sono seccanti. Quindi immaginatevi, questo personaggio è forte, sì, ma porta i lati negativi sono da considerare. Le sue tre abilità iniziali le potete leggere, sono No Name, Resourceful e Gunfighter. Diciamo che la No Name è un'abilità che è interessante perché lo fa partire sia con più un agility, e voi direte che cosa mi importa? Agility mi importa perché lui parte già con una trusty pistol. Dal video non si vede bene il nome, ma questa è una trusty pistol, vedete qui, che è una pistola che fa un numero di colpi pari alla caratteristica di agilità, quindi prendendo No Name fondamentalmente partirebbe già con 3 colpi appena in partenza invece di 2. In più vi fa partire ogni avventura con il massimo dei grit, e lui, potete vedere da qua, parte con 3 grit. Quindi, tutti gli altri eroi partono con un massimale di 2 grit e lui parte con 3 grit. I suoi punti ferita sono bassi, la sua difesa è in linea, i suoi punti di sanità sono alti e ha un tiro di willpower di 3 o più. Che altro, per quanto riguarda Resourceful a mio parere è veramente l'abilità più forte che può scegliere un Drifter. Come vedete, dice: ogni volta che peschi una carta loot, una o più carte loot, scavenge, darkness o encounter, ne puoi pescare una extra e sceglierne una da scartare. E questa è una cosa eccezionale, ragazzi, perché poter manipolare la casualità del gioco è fortissimo. Immaginatevi anche che prendendo sempre una carta loot o scavenge extra ed eliminandone una, il Drifter cresce anche economicamente con più rapidità rispetto a un altro giocatore. Inoltre,
ha anche, lo potete leggere, le sue abilità iniziali, Long Year of Experience, parte con due personali item, due oggetti personali, quindi anche in più ha questo Drifter Secret, lo vedete questa carta qua, è un free upgrade, fondamentalmente un'abilità che non c'entrava nella scheda, l'hanno stampata così, che gli dà questa particolarità. È un vantaggio o uno svantaggio? Ve la spiego bene. Allora, se la leggete, dice: all'inizio di ogni avventura tira due dadi per ogni injury, curse, parasite o mutation. Con un tiro di 7 o più viene curato automaticamente. Nota che questo non include le pazzie, le madness. Fermiamoci a questo punto, analizziamolo. Questo vuol dire che fondamentalmente il Drifter non avrà mai bisogno di visitare il medico per farsi rimuovere una mutazione andata male o un injury molto pesante. Però alcune mutazioni sono positive e lui fondamentalmente non le può tenere. Quindi il Drifter non avrà mai, come riescono altri personaggi, mutando per esempio tre mani. Quindi questo è un fattore anche limitante, ma il fattore più limitante è se continuiamo a leggere l'abilità, ogni volta che l'eroe vorrebbe ucciso, vengono considerati morti per il resto dell'avventura o del town stay. All'inizio della prossima avventura l'eroe è automaticamente riportato in vita, ma deve tirare una volta nella Madness Chart e comincia quell'avventura senza crit. Quindi che vuol dire che praticamente il Drifter non può morire. Ma questo mette in difficoltà il party. Perché se il Drifter dovesse andare KO, non, anche a fine battaglia non si riprende. Ci rivediamo nella prossima avventura. Quindi lascia il gruppo nei guai. Come che riflette bene anche il personaggio del Monco o del Clint Eastwood del primo film di Sergio Leone. Sarete d'accordo con me. L'ultima abilità che analizziamo è Gunfighter. Per ogni 6 per colpire, quando attacchi con la pistola guadagni un attacco extra fino a più 3 per turno. Anche questa è un'abilità molto forte, se ci pensate, aumenta tantissimo il suo potere offensivo, ma io insisto che a mio avviso Resourceful è la migliore. Vi faccio vedere anche, allontano un attimo queste carte, vi faccio vedere anche il disegno della versione femminile del Drifter. Eccolo qua. Sebbene sappia che la versione maschile è presa da Clint Eastwood, sulla femminile non ne sono molto sicuro. Anzi, se qualcuno di voi lo sa, me lo faccia dire. E qui vi faccio vedere adesso, cerco di metterla a fuoco, la miniatura. Allora, questo è Clint. Vediamo se si vede. Sì, così, scusate, ho le mani un po' sporche, sono tornato a casa ora. Ecco qua. Mentre questa è la Drifter femmina. Queste miniature sono di resina, quindi sono un po' più seccanti da dipingere delle miniature normali, soprattutto perché bisogna lavarle o con aceto o sapone prima di poterle dipingere. Però hanno dei dettagli maggiori, quindi diciamo che il gioco vale la candela. Sono anche più delicate, è più facile che si rompano. E con questo concludo il mio primo video recensione di una espansione. Questa, se ricordo bene, dovrebbe costare l'equivalente di 17 dollari. È un buon personaggio, lo suggerisco a tutti gli amanti del genere western e a tutti quelli che vogliono. Ah, non vi ho detto una cosa, ragazzi, perché non è scritta qui. Il Drifter, per salire di livello, ha bisogno del doppio dei punti esperienza degli altri eroi. Questo per indicare che è già un veterano. Stavo per dimenticare un punto fondamentale. Detto questo, ragazzi, vi saluto. In attesa della prossima campagna, cercherò di fare questi brevi video mentre tutto il materiale è in pittura. E ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.